Ciao a tutti, io sono Nicolò e sono stato capogruppo di B-Lab con Gloria più di un anno fa. Due parole sulla mia esperienza. Vabbè, B-Lab per me sono state soprattutto le persone, perché grazie al gruppo ho conosciuto quelli che poi in 3 anni in Bocconi sono stati i miei amici più stretti e che ancora oggi sono per me dei punti di riferimento molto importanti. Poi quello che ho imparato, per quanto scontato e banale possa sembrare, ho imparato molto, soprattutto dal lavoro di squadra, ascoltarsi gli uni gli altri e infine le soddisfazioni. Regà, le soddisfazioni che ho provato stando in B-Lab 3 anni non sono ancora riuscito a trovare da nessun'altra parte. Quindi non perdetevi per nessun motivo questa opportunità. In bocca al lupo per la campagna elettorale, sono sicuro che ce la metterete tutta. Dai! Ciao, sono Gloria e ho fatto il capogruppo nel semestre successivo all'elezione di Valeria Cosvai al CDA. Come sapete già, o presto saprete, il momento dopo un'elezione è molto delicato perché riguarda la riorganizzazione e la ridefinizione degli obiettivi del gruppo. Un gruppo che, nel nostro caso, è una macchina da guerra fondata sulle idee e sulla sincera collaborazione tra i membri. Due cose però vorrei che sapeste circa la mia esperienza e che B-Lab mi ha permesso di portare a casa per sempre. Uno, le persone che sono sedute accanto a voi non sono colleghi o associati, sono compagni di viaggio che sarà davvero difficile dimenticare. Numero due, una cosa fatta in gruppo spesso è molto più pesante e stressante di una cosa fatta da soli, però porta emozioni e risultati migliori. Un augurio a tutti! Ciao a tutti, sono Matteo e sono stato capogruppo di B-Lab il secondo semestre lo scorso anno assieme a Raffaele. Per me, essere capogruppo di B-Lab ha significato credere. Credere, prima di tutto, che un gruppo di ragazzi può davvero avere un impatto. E secondariamente, credere nel gruppo. Sì, i singoli sono importanti, vanno e vengono, ma il gruppo c'è, il gruppo resta e il gruppo porta a casa il risultato, ha un impatto. E proprio per questo, all'interno di questo gruppo, questi 2 anni sono stati formidabili, fantastici. Ho imparato tantissimo e ringrazio tutti per questo. Abbiamo ancora un sacco di strada da fare. La strada è lunga, intera di pericoli, problematica, ma siamo tanti, siamo insieme e insieme la si fa più volentieri. Dagli gruppo, dagli B-Lab e avanti tutta. Ciao a tutti ragazzi, sono Raffaele Sepe e lo scorso anno, durante il secondo semestre, sono stato capogruppo di B-Lab insieme a Matteo Giugovaz. Che cosa è significato per me essere capogruppo? Beh, semplice, ha significato due cose. La prima, la più importante, è stato l'onore più grande che la vita potesse donarmi finora. Essere l'uomo, essere il simbolo di un gruppo formato da persone come voi, persone inarrivabili, persone che cercano ogni giorno di migliorare l'eccellenza, per me è qualcosa di inimmaginabile. Perciò vi ringrazio e ringrazio te, B-Lab. Ma la seconda cosa più importante è un insegnamento e un valore che probabilmente non scorderò per la vita, che essere l'uomo delle responsabilità, essere il capo, se lo si può definire così, non vuol dire essere al di sopra di tutto, ma vuol dire essere al di sotto di tutto, essere l'uomo su cui si poggiano tutte quante le difficoltà e le problematiche che un gruppo di persone può affrontare, che ogni giorno si possono ritrovare. Perciò ti dico, B-Lab, se ancora avrai bisogno delle mie spalle larghe per affrontare questo periodo che sta per arrivare, sappi che io ci sarò e perciò non posso fare altro che dirti grazie ancora, B-Lab, e in bocca al lupo per questo periodo. Ciao, sono Giulia e sono stata capogruppo di B-Lab durante quest'ultimo semestre, insieme a Buccia. E per me la parte più bella di far parte di questo gruppo è il circolo virtuoso che si viene a creare sia al suo interno sia al suo esterno, in tutta l'università. E infatti il nostro continuo spenderci per gli altri, insieme, senza chiedere nulla in cambio, in realtà ci ritorna in centinaia di modi diversi. Ad esempio, con la soddisfazione di portare a casa un risultato con il nostro gioco di squadra e di creare qualcosa di positivo per tutti. O con il divertimento, con i bellissimi rapporti di amicizia che si vengono a creare dentro e fuori dal gruppo e anche con tutte le cose che impariamo gli uni dagli altri, operativamente ma soprattutto umanamente. Quindi la cosa per cui vorrei ringraziarvi tutti è ciò che ho imparato durante questi anni e soprattutto le bellissime amicizie che ho potuto stringere. B-Lab è da sempre stato per me un concetto unico e incredibile, qualcosa che va oltre il classico stereotipo bocconiano di singolo e arrivista. B-Lab è la rappresentazione di come effettivamente l'unione riesca a fare la forza, in ogni caso. Insieme infatti siamo riusciti a raggiungere obiettivi unici e impensabili all'inizio. È stato un onore per me essere il vostro capogruppo per questi 6 mesi. Ho imparato tantissimo da ciascuno di voi e spero di avervi passato altrettanto. Non ci fermiamo qua però, perché adesso ci aspetta la sfida più grande, le elezioni, e sono sicuro che ancora una volta tutti insieme
riusciremo a sorprendere tutti.